Fa freddo, però bella giornata. Sono andato a fare un giro poco fa, qui ci sono le impronte, no? Bella giornata, gli animali sono venuti questa notte, perché poi ha nevicato ancora un po', sono venuti a fare un giretto. Il lago è ghiacciato, la bimba è nel prato, il sale è salato, te ne racconto un'altra. Vista? Bella giornata. Campo di pallavolo, innevato. Scuola di surf, windsurf, chiusa per chiari motivi. Palestra di roccia. Agibile solo in estate. E survival adventure. Paintball, passaggi sulle corde. E surviving adventure in general. Abbiamo già preso visione del nostro gazebo, bellissimo, centrale, con un'ampia area di fronte per fare ginnastica d'estate, d'inverno un po' di meno, ma volendo. Sì, c'è la palestra che abbiamo già visto in un precedente video. Qui abbiamo tutte le nostre belle casettine che si stanno preparando per accogliere i clienti. Noi non abbiamo clienti italiani, però se volete venire, welcome on board. Odis, Tresna. Guardate in rete, vi metto magari il link. Qui, siccome il ristorante è chiuso, avremo, queste sono tutte le file degli appartamenti. Questo è l'appartamento di Achille, no? Odis, Odissea, questa è Arianna. Mitico Aristotele, lo mettiamo al numero 25. Atena. Chi? L'avete letto? Afrodita, anche lei. Appartamenti a due piani. Neve croccante. Probabilmente o un furetto o qualche gatto, ma considerando i passi corti direi più un furetto. Guarda quante impronte, guarda. Qui c'è un gatto e poi ci sono queste qua piccoline. Queste girano di notte. Serie di appartamenti, visione del lago. A 2 ore c'è Cracovia, a 35 km, 33, c'è Auschwitz. E altre 2 ore e sei in montagna, Zakopane. E qualche ora in più e vai a Varsavia. Mi sembra 5 ore, forse un po' di meno. Auschwitz sono 33 chilometri. E cos'altro?
Marbok, il castello di Marbok, grandissimo. Questo è a 5 ore di viaggio da qua. E così come Gdańsk, bellissimo da visitare, molto bello. Guarda quante impronte si vedono. Guarda, guarda qua. Ecco, qui la neve è stata spalata perché si aspettano i clienti questo weekend. E considerando che è chiuso il ristorante, si possono mettere fuori, come normalmente succede, e si fanno la griglia. Tac, ti metti qua, qua c'è la tua casettina e qua ti fai la tua bella griglietta. No? C'è il tuo posto. Qui ci sono altri che faranno la stessa cosa e ognuno nel proprio spazio. Diana, can't you see? You're my darling. Medea. Qui stanno preparando le camere. Qui tutti gli spazi sono separati, hanno questi separé. E qui la preparazione delle camere. Carrello professional, gin dovre. And that's it. E questo è quanto. Ciao, ciao. Lastre di ghiaccio, ha nevicato e fa freddo di brutto. Stamattina sono meno 18. Ma andiamo a vedere il nostro bel gazebo in distanza ravvicinata. Eccolo qua. Zona per fare il fuoco. Tavoli che ogni volta che si sistemano dopo li caos. Legna da ardere la procuriamo noi per fare appunto qui il proprio la propria griglia, il proprio fuoco. Qui abbiamo anche il fornello per fare la griglia. Insomma, tutto è professionalmente e rusticamente preparato. Vista. Tutto il mondo è paese. Qui le prese per attaccare impianti stereo. No? Uscita dell'aria. Tavoli molto rustici. It's a beautiful day today. Like yesterday. Ecco, qui abbiamo visto la panoramica.
Qui siamo nell'entrata della palestra che abbiamo già visto. Vediamo. Eccola qua. Calcetto, pallacanestro, pallavolo, come si chiama? Paddington, quello con le racchette. Chi più ne ha, più ne metta. Qui vengono anche a fare le prove con il tiro con l'arco, porte di calcetto. Riscaldata. Laggiù, nella porta che è chiusa, c'è una piccola palestra di pesi, molto piccola, però insomma it's ok, c'è una panca, è una panca inclinata, niente di che. Non è il massimo, il più è questa zona qua, tra pallacanestro, calcetto e pallavolo, che a richiesta si mette la rete. I bagni, le docce. Parcheggio. Entrata reception. Area giochi per i bambini. Altalena, scivolo. No, niente di che. Però per giocare. Più che giocare si fanno esercizi, però si gioca facendo esercizi. Questa d'inverno è una neviera, d'estate una sabbiera. E allora, per i bambini più grandi, area per fare ginnastica. I tubi sono un po' spessi, in effetti fa un po' male alle dita, adesso ti si rimangono incollate, però quanto calienta il sol aquí en la playa. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí y tu palpitar me estremezco de locura, mi delirio.